Allora, credo che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, siamo qui per questo nuovo incontro di soggetto e massa, la psicoanalisi e le politiche dell'inconscio. Devo dire, siamo qui prima di celebrare o comunque di compartecipare a un rito delle masse che ci sarà alle 9 e noi facciamo un piccolo rito sulla psicologia delle masse. E siamo qui e ringrazio il professor Giovanni Orsina della sua presenza. Ci parlerà della politica e l'individuo nel XX secolo. Ne discuteranno con lui Sergio Benvenuto e Pietro Pascarelli, due colleghi che sono coorganizzatori di questo evento. Due parole brevissime sul professor Orsina, che non ha credo bisogno di grandi presentazioni, ma insomma. È professore di storia contemporanea e diritto della School of Government presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Ha insegnato presso l'Università di Bologna, L'Aquila, La Sapienza. È stato visiting scholar presso l'Università di Oxford, Sciences Po a Parigi. È membro fondatore dell'Association for Political History. Ha una lunga serie di testi, tra cui. L'ultimo, credo in ordine di tempo, La democrazia del narcisismo, breve storia dell'antipolitica, in cui appunto si confronta già dal titolo con un concetto psicanalitico. Quindi oggi è anche un'altra sollecitazione che gli facciamo per così questo confronto con la psicanalisi, in particolare col libro naturalmente di Sigmund Freud. Commenta regolarmente la politica italiana ed europea per una vasta gamma di media, tra cui la BBC, la CNN, Bloomberg News, The Economist, insomma, potrei aggiungere, ma ci fermiamo qua. Dicevamo che affronterà il tema della politica e l'individuo nel XX secolo. Parte il suo pensiero, almeno nell'anticipazione che ho avuto, dalle considerazioni del giurista tedesco Ernst Wolfgang Bögenfeld, che appunto dice lo Stato liberale si nutre di presupposti che esso stesso non può garantire. Funziona se è abitato da individui di una certa sostanza morale, però non è in grado di costruirseli. Devo dire, in prima fase questa frase mi è sembrata molto convincente, dopodiché mi sono chiesto, ma perché si dà per assunto che non riesce a costruirseli? Ma forse questo farà esattamente oggetto della riflessione del professor Orsina e devo dire che aggiunge il professor Orsina che è un po' fare il punto su una storia centenaria che non è soltanto quella del libro di Freud, ma anche quella dello Stato liberale, possiamo dire con qualche approssimazione, e quindi ci dice sulle difficoltà che la democrazia liberale si è trovata davanti nel momento in cui ha cominciato a guardare dentro la scatola nera dell'individuo, a partire ovviamente anche dal contributo di Freud, su come le ha risolte o ha tentato di risolverle. Professore Orsina, a lei, rassicuro tutti i partecipanti, questa sera cercheremo di essere puntuali alle 8:15, a più tardi chiuderemo i nostri lavori, proprio per dare a tutti la possibilità di osservare in diretta il rito collettivo delle masse. Dopo la vittoria dell'Ucraina contro l'Inghilterra, sicuramente. Professore. Sì, abbiamo ancora qualcuno che detesta la perfida Albione, come avete capito. Certi rancori rimangono ben radicati. Professore, grazie a lei. No, ma innanzitutto grazie a voi. Per me è un piacere questa sera essere qui virtualmente con voi a ragionare di questi argomenti, come dicevamo prima, diciamo in separata sede. Ovviamente essendo in un dipartimento di scienze politiche, quindi molto interdisciplinare, ho a che fare con molti altri ambiti disciplinari che non siano la storia, a che fare con i filosofi della politica, con gli scienziati della politica, con i giuspubblicisti, con gli economisti. Però appunto nei dipartimenti di scienze politiche non ci sono corsi, cioè è abbastanza raro, comunque nel mio non ci sono corsi di psicologia, quindi non ho molto occasione di confrontarmi con
con questa prospettiva disciplinare, quindi mi fa particolarmente piacere, anche perché poi gli storici sono un po' condannati da questo punto di vista, insomma, gli storici, chi vuole cercare di capire la storia è condannato ad andarsi a cercare gli strumenti altrove, nelle altre discipline. Ed è evidente che, insomma, se, come dice Mark Bloch, lo storico è come l'orco delle fiabe che va appresso alla carne umana, che sente l'odore della carne umana, beh, insomma, è difficile non avere un'interlocuzione con chi ragiona della psiche umana, se lo storico è uno che poi fondamentalmente cerca di capire gli esseri umani, ovviamente utilizzando altre metodologie, altri strumenti, però è chiaro che una prospettiva. La prospettiva della psicologia è fondamentale. Quindi grazie davvero per l'invito. E ovviamente io alzo subito, però metto subito, diciamo, le mani avanti, perché sono totalmente analfabeta nel campo degli studi di psicologia. Non sono un particolarmente esperto, anzi lo sono molto poco, di Freud, e anche il dibattito al quale partecipa Freud con questo testo del 1921, cioè il dibattito sulla psicologia delle masse, Tarde, Siegel, eccetera, eccetera, è un dibattito che naturalmente un po' conosco, ma non sono uno specialista di questo. Ne conosco uno meglio, un dibattito che in qualche modo corre parallelamente, che è poi quello sul quale un po' di più mi concentrerò. Allora, che cosa cerco di fare questa sera? Insomma, in un certo senso, diciamo, il punto di vista che vi propongo è quello del, tra virgolette, luogo storico di questo saggio. Cioè, questo saggio dove si colloca nella storia, in quale momento della storia si colloca e che tipo di evoluzione legge e quale tipo di evoluzione anticipa. Quindi, diciamo, quando Freud pubblica questo saggio nel 1921, a che punto è la riflessione sul rapporto fra individuo e politica? A che punto è la riflessione su come la costruzione dell'individuo si interagisce con l'ordine sociale e quindi anche con l'ordine politico? E poi, nel momento appunto in cui Freud scrive questo, qual è la posterità? Cioè, quindi in quale senso questo saggio anticipa o prefigura avvenimenti che poi invece accadranno nel secolo, nei 100 anni che ci separano dalla sua pubblicazione. E il punto di vista che vi propongo è un punto di vista, diciamo, liberal-democratico, perché prevalentemente perché questo, diciamo, è una delle grandi sfide della storia del XIX e XX secolo, ma anche perché questo poi è il punto di vista che mi è più consono, diciamo, la riflessione sul liberalismo e sulla democrazia. Ed è attraverso la riflessione sul liberalismo e sulla democrazia che sono arrivato a ragionare su che cosa vuol dire la costruzione dell'individuo in una liberal democrazia e quindi di un individuo che sia adatto a funzionare in un sistema politico liberal democratico. Ora, da questo punto di vista, questo benedetto anno 1921, nel quale Freud pubblica questo saggio, è un anno. Non è proprio il momento massimo di crisi del liberalismo, perché ovviamente la crisi del liberalismo giunge al suo culmine, se vogliamo prendere una data, nel 1933, cioè nel momento in cui Hitler prende il potere in Germania. Quindi comunque, diciamo, dopo la grande crisi del 1929 e dopo il collasso della democrazia di Weimar, possiamo dire che quello è il momento culminante della crisi del liberalismo. Detto questo, il 21 è già un anno nel quale questo povero liberalismo comincia a passarsela abbastanza male. Il che è un paradosso, e diciamo uno dei paradossi che vi propongo questa sera, perché com'è noto, la prima guerra mondiale l'hanno vinta i regimi liberali. Togliamo di mezzo per un attimo la Russia, che diciamo eufemisticamente tanto liberale non era, e che però entra in guerra con quelli che vinceranno la prima guerra mondiale, ma poi nel 17, come è noto, ne esce. Al momento in cui la guerra finisce, diciamo,
dalla parte dei vincitori ci sono Francia, la perfida Albione di cui si diceva prima, gli Stati Uniti e l'Italia, cioè i paesi liberali. E dall'altra parte invece ci sono gli imperi centrali, autocratici, diciamo semi-liberali, per non dire del tutto illiberali. Il problema è che pur avendo i liberali vinto la guerra, pur avendo i paesi, i regimi liberali vinto la guerra, è il fatto stesso che la guerra ci sia stata che segna un elemento di crisi del liberalismo. Perché la guerra, in quanto gioco a somma zero, in quanto diciamo dimostrazione dell'incapacità degli esseri umani di risolvere i propri conflitti in maniera pacifica, è di per sé un evento antiliberale. E lo scoppio della guerra, non per caso, è considerato il punto culminante di quella crisi del liberalismo che, poi ci verremo, era considerata più o meno, stava più o meno sobbollendo, quantomeno dal 1870. Quindi la guerra segna l'incapacità dell'Europa di gestirsi in forma liberale, malgrado i liberali vincano la guerra. La guerra ovviamente col 1917 segna il rilancio della rivoluzione, del tema rivoluzionario, e anche qui la rivoluzione di per sé è un altro gioco a somma zero come la guerra, soprattutto la rivoluzione diciamo concepita in chiave marxista-leninista, e quindi anche il rilancio della rivoluzione è un momento diciamo di gravissima difficoltà per il liberalismo. E naturalmente la Grande Guerra, in quanto guerra in quanto guerra di massa, in quanto guerra che coinvolge le masse, non soltanto le masse al fronte, ma anche le masse del fronte interno, e quindi le masse che non combattono, ma che subiscono, che devono partecipare allo sforzo bellico, che sono sottoposte alla propaganda, che sono sottoposte alle emozioni che vengono diffuse in epoca bellica. Insomma, da questo punto di vista, la Prima Guerra Mondiale segna anche il punto culminante di quella discesa delle masse nella sfera pubblica, che anche questa era una cosa che aveva preso avvio quantomeno dalla metà del XIX secolo. E, insomma, da tutti quanti questi punti di vista, il povero liberalismo non è che se la passi particolarmente bene. Non se la passa bene con la guerra, in quanto gioco a somma zero, con la rivoluzione, in quanto gioco a somma zero anch'essa, anche se in forma diversa, e insomma con le masse e con le sue emozioni il liberalismo fa una fatica enorme. Adesso vedremo anche un attimo per quale ragione. Insomma, in un certo senso è interessante perché la letteratura che Freud cita e usa quando ragiona di psicologia delle masse è una letteratura che in un certo senso aveva anticipato la crisi, cioè è quella letteratura di inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, che aveva cominciato a ragionare sulla crisi, ma aveva cominciato a ragionarvi in termini culturali e astratti. Con la Grande Guerra questa crisi, dai termini culturali e astratti, scende ed entra nella storia e diventa un fatto storico, che produrrà i propri effetti nel corso di tutti gli anni 20 e gli anni 30. Il 21 è ancora un po' presto, ma già si comincia a vedere come appunto questa crisi da teorica stia diventando una crisi invece storica. E appunto il punto di partenza, diciamo, teorico che vi propongo nel momento in cui questa crisi entra dentro la storia, perché questa crisi entra dentro la storia, per leggere questa crisi appunto vi propongo questo paradosso, quello che viene chiamato e noto come il paradosso di Böckenförde, questo giurista tedesco Ernst Wolfgang Böckenförde, che scrive appunto di questa presunta, perché giustamente, come si chiedeva, ma è proprio vero che lo Stato liberale non riesce a costruire questi individui, appunto. Secondo Böckenförde no. Secondo Böckenförde c'è un paradosso strutturale all'interno del sistema liberale, che è un paradosso che si lega
alla necessità per lo Stato liberale di avere un determinato tipo di individuo al suo interno e della sua incapacità di costruirsi questo tipo di individuo. Cito, traducendo in italiano dalla traduzione inglese, perché ovviamente Birkenfelder scrive in tedesco. Insomma, in buona sostanza Birkenfelder si interroga sul problema delle, diciamo, dei legami sociali, cioè su che cosa costruisce legami sociali, e dice si pone il problema di questi legami sociali e si arriva al cuore di questo problema. Lo Stato liberale secolarizzato, quindi c'è ovviamente, Birkenfelder è un cattolico, quindi c'è dentro, non so se sia un cattolico, in realtà non lo so se sia un cattolico, comunque scrive da una prospettiva cristiana, e dice lo Stato liberale secolarizzato è nutrito da presupposti che esso stesso non è in grado di garantire. E questa è la grande scommessa che ha fatto per l'amore della libertà. Da un lato può sopravvivere come uno Stato liberale se la libertà che garantisce ai propri cittadini si regola da se stessa e dall'interno sulla base della sostanza morale dell'individuo e dell'omogeneità della società. Quindi c'è un problema di autoregolazione sulla base di due elementi che Birkenfelder identifica: la sostanza morale dell'individuo e l'omogeneità della società. Dall'altra parte, non può tentare di garantire queste forze regolatrici interne con i propri, attraverso il proprio stesso sforzo, cioè con gli strumenti della coercizione legale e del comando autoritario, autoritativo, senza abbandonare la propria liberalità e, dal punto di vista della secolarizzazione, senza cadere in quella pretesa di totalità che ha portato alle guerre civili religiose. Insomma, il problema è: ha bisogno di una società omogenea e di individui portatori di una certa sostanza morale, ma non li può costruire in quanto Stato, e questo è il punto. Non se li può costruire in quanto Stato perché per fare questo dovrebbe smettere di essere uno Stato liberale, cioè per riomogeneizzare la società e per rimoralizzare gli individui dovrebbe abbandonare il proprio liberalismo. E quindi qui c'è un paradosso. Ora, sono partito da Birkenfelder, che scrive queste parole alla fine del XX secolo. In realtà, i classici del liberalismo se ne erano già accorti. Cioè, Birkenfelder vede questo processo alla fine anche di un percorso storico, però, insomma, Tocqueville aveva capito tutto, praticamente di tutto, aveva capito anche questo. Cioè, veramente leggere Tocqueville è straordinario da questo punto di vista, per la sua, perché dentro la democrazia in America e l'antico regime della rivoluzione, che sono libri scritti negli anni 30 e 40 dell'Ottocento, si trovano già in nuce tantissime cose che di nuovo Tocqueville prevede, diciamo, negli loro elementi culturali, che poi in realtà diventeranno dei fenomeni storici. Se n'era accorto Tocqueville, se n'era accorto John Stuart Mill. Le precondizioni del liberalismo se n'era accorto fino a un certo punto, perché poi di altre cose invece secondo me si accorge fino a un certo punto. Se n'era accorto Adam Smith, insomma, sulle cui radici morali della società liberale, insomma, si è molto scritto, quindi portandolo fuori dallo stereotipo dell'Adam Smith, diciamo, teorico del mercato, e basta. Se n'era naturalmente accorto Lord Acton, il più importante teorico proprio di una via etica al liberalismo. Acton, diciamo, sostiene il liberalismo per ragioni religiose. Per lui la società deve essere una società libera perché solo la libertà
dà la possibilità all'individuo di sviluppare il proprio carattere morale e quindi di, diciamo, di mettersi alla prova davanti a Dio. Quindi per Acton la libertà è, diciamo, va difesa da un punto di vista etico, non perché porti ricchezza, non perché porti progresso, anzi è il contrario. Il progresso per Acton è ancella della libertà e non la libertà ancella di progresso. Su questo torneremo, perché questo mi sembra un tema importante. Comunque, tra le tante pagine di Tocqueville, insomma, tutta il secondo volume della Democrazia in America di Tocqueville è una riflessione proprio su quali sono, diciamo, qual è il cittadino adatto a costruire una democrazia liberale. E Tocqueville è molto preoccupato, perché vede nella democrazia americana invece dei meccanismi che tendono a costruire dei cittadini non adatti a una democrazia liberale. Vede alcune forze contrarie, alcune forze favorevoli, e si interroga proprio su quale sarà il destino, su se e quali di queste forze prevarranno, se quelle che tendono a costruire cittadini buoni per la liberale democrazia o quelle che non tendono a costruirle. Ho preso una delle pagine più celebri della Democrazia in America, quella famosa nella quale Tocqueville disegna la propria distopia, cioè la, come dire, la degenerazione della democrazia liberale. E che cosa vede Tocqueville? Vedo una folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come estraneo al destino di tutti gli altri. I figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana. Quanto al resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma non li vede, li tocca ma non li sente. Non esiste che in se stesso e per se stesso, e se ancora possiede una famiglia si può dire perlomeno che non ha più patria. Cioè si pone il problema, diciamo, della chiusura dell'individuo nel proprio particolare, nel proprio privato, nella perdita dei legami sociali, non appunto da un punto di vista politico, ma da un punto di vista proprio esistenziale. L'individuo che si chiude in se stesso perde il senso della comunità, perde il senso dell'interesse collettivo, e su questi individui così atomizzati si può imporre lo Stato assoluto, minuzioso, sistematico, previdente, mite, una sorta di totalitarismo soft che immagina Tocqueville, e che appunto non con la violenza, ma con appunto questa sorta di iperregolazione soffice distrugge la creatività individuale, la forza individuale, la capacità di creare, di costruire. E gli uomini questo l'accetteranno, e qui c'è un altro elemento appunto interessante, perché dice Tocqueville: i nostri contemporanei, quindi di nuovo gli uomini di questa incipiente società democratica, sono continuamente travagliati da due passioni contrastanti. Provano il bisogno di essere guidati e la voglia di restare liberi. Non potendo liberarsi né dell'uno né dell'altro di questi istinti contrari, cercano di soddisfarli entrambi contemporaneamente. Immaginano un potere unico, tutelare, onnipotente, ma eletto dai cittadini. Combinano centralizzazione e sovranità popolare. Questo dà loro un po' di sollievo. Si consolano del fatto di essere sotto tutela, pensando che essi stessi hanno scelto i loro tutori. Ciascuno sopporta di essere tenuto al laccio, perché vede che non è un uomo o una classe a tenerne in mano il capo, ma il popolo stesso. Insomma, immagina appunto questi uomini con questo grande desiderio di essere liberi, ma anche poi con questa, appunto, per riprendere un'espressione celebre e molto successiva, paura della libertà, questo desiderio di, e quindi in qualche modo la democrazia diventa una sorta di compromesso. È vero che sono sotto padrone, ma il padrone sono io stesso. E ovviamente però questo per Tocqueville è catastrofico, perché è un padrone collettivo, quindi non è l'individuo in grado di, insomma, in questo sostanzialmente Tocqueville cerca di salvare la parte aristocratica dell'esistenza umana, quindi la capacità dell'individuo di essere
creatore indipendente, autonomo, di rompere le regole, di innovare, e ovviamente questi individui non innovano più nulla. Tutto quanto questo teoricamente. Il problema del liberalismo è che già comincia a porsi nel momento in cui appunto prende spunto e prende forma la società di massa, è che questi problemi teorici a un certo punto cominciano a diventare pratici. Cominciano tardi perché in realtà, e questo è un altro paradosso tra i tanti che vi propongo questa sera, il liberalismo nel XIX secolo si sviluppa contro l'antico regime, ma in un certo senso è anche parassitario dell'antico regime, cioè si appoggia all'individuo tradizionale che gli viene dato dall'antico regime. I regimi liberali non hanno il problema di formarsi, di che, diciamo, con quale, come ci formiamo una materia umana che a noi vada bene, perché in realtà si trovano già dentro società che hanno ancora degli elementi fortissimi di tradizione, sono società ancora fortemente gerarchiche, fortemente religiose, fortemente coese. Il liberalismo da un lato vuole secolarizzarle, vuole degerarchizzarle, vuole liberarle di questa coesione sociale che da un punto di vista liberale è eccessiva. Quindi da un lato è ovviamente la grande forza che rompe l'antico regime, dall'altro lato utilizza gli individui che sono già formati dall'antico regime. E in un certo senso quindi il problema che segnala Böckenförde inizialmente non si pone, perché c'è un pregresso sul quale il liberalismo può costruire. Questo, diciamo, è un primo elemento che comincia a porsi. Però questo, diciamo, questo problema, il liberalismo, diciamo, già alla fine diciamo già a metà dell'Ottocento, già deve cominciare a porselo. E il problema ulteriore è che da un punto di vista storico il liberalismo non segue la via etica, quella che era stata appunto, sarà poi disegnata negli anni 60 e 70 da Lord Acton, ma prevalentemente segue una via utilitaristica. Cioè il liberalismo si propone storicamente, non parlo appunto di un discorso teorico, parlo di un discorso storico. Da un punto di vista storico, come forza politica, il liberalismo si propone agli elettori, alle masse incipienti, non tanto appunto, diciamo, legittimandosi su base etica, ma legittimandosi su base utilitaristica. Cioè, perché dobbiamo essere liberali? Perché dobbiamo far funzionare un sistema liberale? Perché funziona? Perché ci dà benessere? Se voi leggete i libri di storia sul liberalismo popolare inglese di metà Ottocento, il momento in cui in Inghilterra si comincia ad allargare il suffragio e le classi popolari votano per i liberali perché ritengono che il sistema liberale stia funzionando bene, cioè perché vedono un miglioramento nelle loro condizioni di vita. Cioè, concretamente, il liberalismo come forza politica si pone agli elettori come una forza che funziona, che produce progresso. Quindi, da un lato, non ha il problema di formare gli individui con i quali deve ragionare. Dall'altro lato, a quegli individui si pone non come una forza etica, ma come una forza utilitaristica. Votatemi perché funziona. Qual è naturalmente il problema? Il problema di tutto quanto questo è che la tragedia delle cose che si propongono perché funzionano è che questa proposta funziona fin quando quelle cose funzionano. Cioè è un modo di porsi che ovviamente, diciamo, si pone costantemente sotto il controllo empirico. Nel momento in cui comincia ad avere il dubbio che questo liberalismo non funzioni più, è chiaro che
a questo punto comincio a ragionare se mi convenga continuare a seguire la libertà o non mi convenga invece prendere una linea diversa. E infatti, diciamo, se noi ragioniamo sul clima culturale tardo-ottocentesco che accompagna l'apice del liberalismo, è un clima culturale che si centra fortemente sul progresso come esito necessario. Il clima culturale del tardo positivismo è un clima che, diciamo, è forte negli ultimi decenni dell'Ottocento, ma arriva anche ancora con grande forza all'inizio del Novecento. È un clima culturale che si incentra fortemente sull'idea che il progresso sia ormai inevitabile. Progresso di tutti i tipi, progresso materiale, ma anche progresso morale. E questo sostanzialmente è l'elemento culturale che rafforza questa spinta liberale, che rafforza l'offerta politica liberale. Il liberalismo funziona, è in grado di produrre progresso, ormai abbiamo, come dire, scavallato la montagna della storia, quindi il progresso ormai è un progresso inevitabile, un progresso destinato a evolvere necessariamente e naturalmente, e quindi tutti quanti i nostri problemi sono sostanzialmente problemi che saranno sciolti dal progresso, ivi incluso il problema della formazione degli individui. Questi sono studi che ho fatto molti anni fa, diciamo era la mia tesi di dottorato sui i radicali, il radicalismo italiano di inizio Novecento. I radicali italiani, il partito radicale italiano di inizio Novecento era un partito radicale che aveva delle fortissime radici culturali positivistiche, e quindi attraverso i radicali mi ero andato a leggere tutta una serie di scritti del tardo positivismo, scritti peraltro non degli intellettuali di primo piano, ma di intellettuali, diciamo, di medio rango, quindi particolarmente interessanti perché erano scritti che davano proprio il clima culturale dell'epoca. E era molto interessante proprio leggere questa fede ormai nella storia che scioglie tutti i nodi e nella, diciamo, inevitabile, diciamo, destino razionalistico degli esseri umani. Cioè, con la crescita, col progresso culturale, gli esseri umani diventeranno sempre più razionali e con la loro crescita morale e razionale, in buona sostanza, tutti quanti i problemi del governo della collettività quasi si scioglieranno da soli. Una frase, per esempio, un'espressione che ricorreva spesso era l'egoaltruismo. Come questi qui, ovviamente, era, diciamo, una fase nella quale anche il liberalismo si tingeva di tinte sociali, perché c'era ovviamente il problema del proletariato, delle masse operaie, quindi c'era un ripensamento del liberalismo in chiave sociale. Allora il punto era come salvaguardare la dimensione sociale e la libertà individuale allo stesso tempo, e l'uovo di Colombo era l'egoaltruismo, cioè gli esseri umani cresceranno intellettualmente e moralmente a tal punto da capire che è nel loro interesse egoistico essere altruisti, quindi che, diciamo, la socialità, la partecipazione sociale è un riflesso naturale dell'egoismo, e che vuol dire sostanzialmente che il conflitto fra la dimensione collettiva e quella individuale sarà sciolto naturalmente. Ed era, diciamo, era un clima culturale molto forte che diventa il clima culturale che in un certo senso cerca di risolvere i problemi tardo-ottocenteschi del liberalismo. Ora, il problema naturalmente è che tutto quanto questo, come sappiamo bene, anche se ancora inizio Novecento questo clima culturale positivistico resta estremamente forte, estremamente diffuso, appunto estremamente ancora radicato in tutta la, diciamo, la fascia media dell'intelligenza, come sappiamo in realtà già dagli ultimi decenni dell'Ottocento era cresciuto un clima culturale completamente opposto, che invece andava a rompere questi elementi di ottimismo. Ora, diciamo, il tema del decadentismo, della crisi del positivismo, della crisi culturale di fine secolo, diciamo, sono temi mostruosi e sono temi notissimi, quindi certo non pretendo di esaurirli
di esaurirli qui questa sera, ci mancherebbe. Però, diciamo, in buona sostanza, a me sembra che ci siano due tipi di derive, e che sono entrambe derive che appartengono al progresso. È ancora qui, diciamo, l'ulteriore paradosso che emerge. Cioè, da un lato il progresso culturale che si avvolge su se stesso, e dall'altro lato il progresso sociale che si avvolge su se stesso. Ossia, è lo stesso positivismo che a forza di studiare scientificamente, scopre l'irrazionalismo, il primitivismo, la persistenza del conflitto. Cioè, per dirla, diciamo anche, se volete, semplicisticamente e brutalmente, qual è uno degli elementi culturali cruciali della crisi della fede nel progresso? È il darwinismo sociale. Il darwinismo sociale riporta non un progresso nel quale tutti i conflitti si sciolgono naturalmente, ma al contrario riporta all'attenzione la lotta, per la sopravvivenza del più adatto. E ovviamente il darwinismo sociale viene accolto dal positivismo con grande piacere, perché ovviamente è il riportare sul terreno sociologico delle categorie del mondo biologico, che in termini diciamo, un desiderio, un'aspirazione di scientificizzazione universale, è accolto con grande piacere. Ma proprio questo è quello che riporta all'attenzione il conflitto. Allo stesso modo, ovviamente, lo studio della psiche, lo studio dell'essere umano porta alla riscoperta, alla riscoperta del primitivo. Insomma, è lo sviluppo, della cultura positivistica che in un certo senso divora se stessa, che, insomma, pensiamo appunto a un personaggio come Guglielmo Ferrero, che è uno dei primi a fine Ottocento ad annusare questo cambiamento di clima e che era il genero di Cesare Lombroso, quindi che parte da radici profondamente positivistiche e poi invece entra dentro, è il primo a sentire la crisi di questo meccanismo. E poi naturalmente l'altro elemento è il progresso sociale. Perché il progresso sociale, quindi lo sviluppo dei paesi dell'Europa occidentale, è quello che porta alla società di massa. E quindi la società di massa è quello che pone il problema, quindi diciamo lo sviluppo delle società liberali francese, britannica. Lo sviluppo economico, lo sviluppo culturale, lo sviluppo sociale porta le masse a uscire, diciamo, a entrare nella storia, a uscire, porta, diciamo, il contadino della lingua d'oca a migrare nella città e a costruire nella città una dimensione di massa, e nel momento in cui emerge la società di massa, per i liberali il problema si pone: come governare queste società di massa, e come governarle in chiave liberale. Ossia, noi abbiamo la forza di prendere queste masse sociali e di costruirle come cittadini liberali, e quindi di educarle, di dare loro strumenti culturali, strumenti intellettuali, tali che diventino cittadini liberali come li immaginava Tocqueville o come li immaginerà Bequemfurde, e quindi in grado di interagire all'interno di una società liberale, oppure queste masse entrano dentro percorsi di natura molto diversa, e quindi qui nasce tutto quanto il tema della psicologia delle folle, tutto quanto il tema della regressione al primitivo, e quindi come gestire il problema dell'eventuale regressione al primitivo, e tutto quanto il tema di come governare le folle, e quindi il tema dell'organizzazione di massa, sia a livello sociale sia a livello politico, il partito politico, il sindacato.
il problema della manipolazione e della leadership come strumento di manipolazione. Quindi se queste masse non sono razionalizzabili, allora devono essere governate. Come le governiamo? Attraverso strutture organizzative adatte all'organizzazione delle masse, attraverso la manipolazione, quindi l'uso consapevole della psicologia delle folle, l'uso consapevole della leadership, ma siamo dentro un contesto liberale a questo punto. E appunto qui, diciamo, il tipo di letteratura di cui vi dicevo prima e che conosco meglio, che corre parallela alla letteratura sulla psicologia delle folle, è la letteratura sul partito politico. E effettivamente la grande domanda sul partito politico come strumento sì di mobilitazione e di partecipazione, ma anche di manipolazione. Il partito è lo strumento attraverso il quale io partecipo alla vita politica, ma anche uno strumento che mi manipola, che mi costringe, che mi disciplina, che cambia le mie idee. E quindi, ad esempio, un russoviano formatosi in Francia come Moisei Ostrogorsky non poteva non criticare ferocemente il partito politico proprio come strumento di coercizione della razionalità. Il militante del partito non è un cittadino razionale, è un individuo che è stato preso emotivamente dal partito, ama il partito, va presso al partito come etichetta, ma lì dentro di razionalità politica non ce n'è più, non ce n'è più in nessuna maniera. Io voto socialista perché credo nell'idea socialista, ma questa mia credere è una fede, è una partecipazione emotiva e fideistica che non mi fa crescere in quanto cittadino razionale, ma mi lascia appunto in una sorta di limbo di irrazionalità. E da qui appunto le critiche di Ostrogorsky pubblicate alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, ma naturalmente più cinicamente Roberto Michels teorizza, come è noto, la legge ferrea dell'oligarchia. Michels ragiona più in termini organizzativi: in qualunque organizzazione di massa di fatto comanda un'oligarchia, quindi la democrazia di massa è un ossimoro. Se c'è una dimensione di massa non ci può essere una democrazia, ci deve essere un'oligarchia. E non per caso poi Michels finirà fascista. Michels fa lo studio osservando il partito socialista tedesco e poi dopo finirà fascista, coerentemente in definitiva, se credi nella legge ferrea dell'oligarchia. Diciamo, questo appunto è il momento nel quale sul liberalismo si pone il problema e allora come facciamo a salvaguardare il liberalismo? E allora come facciamo a formare il cittadino adatto alla libertà se il progresso non è più garantito e se il progresso culturale in realtà mi ha portato non a scoprire che tutti gli individui diventeranno razionali, maturi, tolleranti e cooperanti, ma al contrario, che dentro gli esseri umani ci sono degli elementi ingovernabili, strutturali, e se il progresso materiale, sociale, mi ha portato a una società di massa che in termini liberali diventa sempre più difficile da gestire. Questo ovviamente, veramente soltanto per sommi capi, è quel tipo di crisi culturale che porta ad aprire concretamente e praticamente il problema del liberalismo. E se vogliamo prendere, diciamo, da un punto di vista culturale, forse un punto di apertura, un punto di chiusura di questa crisi, potrebbero essercene ovviamente quanti ne volete, diciamo, io ne ho presi due perché sono due che amo particolarmente. Insomma, Le memorie del sottosuolo di Dostoevskij nel 1864 già dice: ma che vi andate a pensare che gli esseri umani siano razionali? Gli esseri umani non sono razionali, sono strutturalmente dispettosi, ingrati,
usa la categoria dell'ingratitudine a Dostoevsky. Voi gli date tutto, una società meravigliosa, progresso, soldi, ricchezze, ma tanto loro sono ingrati e romperanno tutto. E ovviamente Dostoevsky lo vede già nel 1864, cioè con grande anticipo rispetto a tutto questo. E il punto di chiusura che ho scelto è il 1924, cioè la pubblicazione della Montagna Incantata di Thomas Mann, perché nella Montagna Incantata Thomas Mann in Settembrini e Nafta propone questi due archetipi del liberalismo, appunto fiducioso nel progresso e fiducioso nella razionalità, e invece nell'antiliberale che dice: ma che stai dicendo? Sono tutte quante fesserie. Sto andando lungo, quindi vi leggo soltanto pochissimi passaggi. E cosa dice Settembrini? Quel giorno verrà, cioè il giorno della vittoria dell'umanità democratica, razionale, eccetera, e spunterà come l'aurora dell'universale affratellamento dei popoli nel segno della ragione, della scienza e del diritto. Quindi questa idea appunto della ragione trionfante. E Nafta invece sostanzialmente che cosa gli risponde? Gli risponde: una pedagogia che oggi si considera ancora figlia dell'illuminismo e scorge i suoi mezzi educativi nella critica, nella liberazione e cura dell'io, nell'eliminazione di forme di vita assolute, una siffatta pedagogia potrà ancora riportare vittorie retoriche del momento, ma la sua arretratezza è, per chi se ne intende, al di là di ogni dubbio. Tutte le società veramente educatrici hanno sempre saputo che cosa occorra realmente in qualsiasi pedagogia: il comando assoluto, il ferreo impegno, la disciplina, il sacrificio, la negazione dell'io, la violazione della personalità. Credere che la gioventù si compiaccia della libertà significa fraintenderla freddamente. Il suo più vivo piacere è l'obbedienza. E conclude: non la liberazione né lo sviluppo dell'io sono il segreto e il comandamento dell'ora. Esso ha bisogno, essa esige, essa saprà procurarsi, sapete che cosa? Il terrore. Quindi qui, diciamo, il tema è completamente rovesciato, ed è molto interessante naturalmente, perché La Montagna Incantata è pubblicata nel 24, ma è ambientata prima della Grande Guerra, e come è noto, nella Montagna Incantata Thomas Mann mette dentro tutte quante le tendenze spirituali della sua epoca, e appunto Settembrini, quindi il progressista illuminista, Nafta invece il cinico negatore di tutto quanto questo, e in mezzo a tutto questo il protagonista Hans Castorp, che ovviamente è come dire, è lo spazio vuoto conteso da questi principi, ma tanto Hans Castorp ovviamente pensa soltanto a Madame Chauchat, e quindi, come dire, la sua spinta è una spinta prevalentemente erotica, ed è la spinta erotica che lo porta a distaccarsi sia da Settembrini ma anche da Nafta, anche se pure la spinta di anche qui, insomma, Thomas Mann ovviamente non ci dà risposte. Come dicevo anche prima, e vado rapidamente a chiudere, la Grande Guerra porta questa crisi culturale che Dostoevsky aveva già annusato col fiuto di Dostoevsky nel 1864, ma che poi appunto passa attraverso la fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, la porta alla sua maturazione compiuta. E con la Grande Guerra in qualche modo l'antico regime definitivamente scompare, cioè gli ultimi, o quantomeno quegli elementi di antico regime che ancora resistono fino al 1914 vengono ulteriormente indeboliti, e quindi il tema del liberalismo e della formazione dell'individuo si pone in maniera particolarmente forte. Cioè, se fino a quel momento il liberalismo, come dicevo, era stato in un certo senso parassitario, cioè aveva utilizzato degli individui che erano già predisciplinati dall'antico regime, dopo la Grande Guerra questa predisciplina non c'è più, o quantomeno è molto più complicata
molto più complicata da costruire. E appunto durante il periodo interbellico si pone il problema di questi individui che non sono quelli che José Ortega y Gasset chiama gli uomini massa, ma che non sono altro che quelli che Tocqueville già aveva descritto quasi 100 anni prima, cioè isolati gli uni dagli altri, che rifiutano qualunque rapporto gerarchico, che non vogliono stare a sentir nessuno, che pensano di avere tutti quanti, diciamo, di sapere tutto già di per sé, appiattiti dall'egualitarismo e indisciplinati, e che però, come dice Ortega, poi alla fine chiederanno, come diceva Nafta e come diceva Tocqueville, poi alla fine chiederanno autorità. Cioè, alla fine Ortega, che scrive prima della presa di potere del nazismo, però in un certo senso già la prevede, che questi uomini massa, così tutti uguali, così schiacciati, che rifiutano tutte le gerarchie, che tengono immensamente alla propria autonomia, però poi alla fine non reggeranno a questa spinta e chiederanno autorità. E si pone qui un problema centrale, e di nuovo si ripone il problema della manipolazione. Cioè, in una società di massa bisogna manipolare, e i totalitarismi sono maestri della manipolazione, ma in un certo senso anche il liberalismo comincia a porsi il problema della manipolazione. Se lo era già posto in realtà, perché uno di quelli che rispondono alla critica che muove ai partiti Ostrogorsky è un politologo, uno scienziato della politica inglese, si chiama Graham Wallace, che pubblica un libro nel 1908 e si chiama Human Nature in Politics. In buona sostanza Ostrogorsky, Wallace dice: sì, vabbè, i partiti manipolano. E va bene, si manipola, cioè la vita è manipolazione, la liberal democrazia è manipolazione, i partiti manipolano le masse e le rendono adatte a vivere in un contesto liberal democratico. Insomma, in un certo senso, già soprattutto chi aveva osservato il contesto inglese aveva notato che, insomma, sì, la manipolazione ci può essere, ed è tutto sommato. Il problema quindi non è se manipoli, il problema è come manipoli. E quindi il problema è se ci sia un modo di manipolare che sia un modo compatibile con una liberal democrazia, e quindi se sia possibile in realtà costruire una liberal democrazia funzionante. Dove, mettendo... 5 minuti ce la fa? Cinque minuti ce la fa? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Mettendo in moto dei meccanismi di manipolazione virtuosa. Ecco, io penso che a partire dal 1945, cioè dal momento nel quale si passa a una ricostruzione della democrazia liberale nel contesto europeo, il vero punto, il vero nodo sia sostanzialmente questo, ossia se e come sia possibile introdurre degli elementi di manipolazione all'interno di una democrazia liberale che siano elementi non talmente manipolativi da rendere la democrazia liberale non più una democrazia liberale, quindi che siano sufficientemente moderati da garantire che la democrazia liberale resti tale, ma che allo stesso tempo siano in grado di costruire il cittadino liberal democratico, o almeno di formare gli individui in maniera da renderli compatibili col funzionamento di un sistema liberal democratico, e quindi una forma di manipolazione virtuosa. E insomma qui i ragionamenti, io ovviamente qui a questo punto chiudo, ma i ragionamenti potrebbero essere immensi. Insomma, un neoliberale che scrive proprio alla metà degli anni 40, come Wilhelm Röpke, sognava in un certo senso il ritorno alle piccole comunità. Cioè, Röpke era un liberale, ma l'idea è ovviamente che il problema della formazione degli individui in una società burocratizzata di massa non lo puoi risolvere. Lo puoi risolvere se torni alla costruzione di piccole
comunità. E questo è un altro tema, diciamo, un pezzo del liberalismo ha sempre sognato l'idea della piccola comunità dentro i quali ci siano i cittadini indipendenti, che siano quindi in grado di formarsi perché sono dentro un contesto comunitario di piccole dimensioni. Parlavamo prima, prima di aprire al pubblico, parlavamo di Augusto Del Noce. Per Del Noce dentro ci deve essere un tema di rinascita religiosa, che però non può essere fatta accadere, deve accadere da sola, e quindi con tutti i problemi legati a tutto questo. Nel 58 Isaiah Berlin scrive un saggio importante sui due tipi di libertà, la libertà negativa e la libertà positiva, che entra, diciamo, a gamba tesa dentro il tema della formazione dell'individuo razionale e di come la pretesa di formare un individuo razionale, che quindi sia autenticamente libero, non soltanto perché non vincolato esternamente, ma anche perché libero delle proprie passioni, perché capace di liberarsi delle proprie passioni e quindi di essere integralmente libero, libero di essere guidato dalla propria ragione, ecco come questa che lui chiama la libertà positiva sia un sogno quanto mai pericoloso per quella che invece lui chiama la libertà negativa, e quindi la libertà dai vincoli politici esterni. In buona sostanza, insomma, è la guerra fredda che introduce dopo il 45 questo elemento esterno, un elemento esterno al quale i regimi liberal-democratici possono agganciare la manipolazione virtuosa. Però ovviamente la guerra fredda poi entra in fasi molto diverse col passare degli anni, e a partire dagli anni 60 entriamo in un terreno completamente diverso, nel quale questo tema della manipolazione si pone, secondo me, in maniera ancora differente. Però con questo ho parlato già più di quel che avrei voluto, e quindi mi taccio, e poi magari su questi ulteriori elementi torniamo in fase di dibattito. Grazie. Grazie a lei. Io ho preso una serie di appunti, però la cosa sui quali non mi fermerò, se non per due cose che mi incuriosiva poi sentire, anche se poi le farò una domanda più particolare, più precisa. La prima è se l'ego, come la chiama, l'ego altruismo, può essere una proto, come dire, definizione, una proto descrizione del velo di ignoranza di Rawls in ambito politico, cioè di filosofia politica, cioè se è quella condizione nel quale uno fa un conto e mini massimizza la propria condizione di vita. Mi incuriosiva questa cosa. E l'altra cosa, ma proprio una battuta, in maniera da pensare che se è vero quello che lei ha detto, insomma, il D'Azeglio che noi leggiamo nei libri delle medie non ha capito niente, insomma. Nel senso che è meglio avere quegli italiani lì per avere uno Stato che funziona, perché mi pare di capire che quando poi lo Stato democratico, diciamo liberale, non democratico, forma i suoi cittadini, è lì che nascono i problemi, insomma. Questa è proprio veramente una battuta. No, invece la cosa che volevo chiedere, ma magari torneremo, ma mi pare di capire che la sua impressione da storico e da storico soprattutto delle democrazie liberali, e che quindi il pensiero psicanalitico abbia aggiunto poco, abbia fornito anche pochi strumenti, abbia fornito anche poca speranza che si potesse agire, capire meglio come controllare questa istintualità dell'uomo, e quindi forse anche il discorso di Freud, di psicologia delle masse, analisi dell'io, poi, diciamo, non ha fornito strumenti a suo parere. Ecco, questo mi chiedevo se potesse essere un po' la conclusione. Mi faceva pensare che in fin dei conti non andiamo molto lontano dall'osservazione di Platone sulla pleonaxia, come, no, questa cupidigia dell'uomo che sostanzialmente rende impossibile una forma di democratica, per l'appunto. Ma credo che Sergio sia il primo di scassato. Pietro, chiediamo la parola.
Partiamo con Pietro, dai. Pietro Pascarelli, a te. Sì, voglio ringraziare per la sua bellissima relazione il professor Orsina. Ho riflettuto molto, avendo avuto con lui un colloquio telefonico, avendo letto il libro, e mi ritrovo nella sua analisi che presenta tanti punti in cui poter inserire lo strumento di percezione psicanalitica, che secondo me dà delle possibilità di lettura, di comprensione supplementari, diciamo, rispetto a quelle delle altre discipline che hanno approcciato questi problemi. D'altra parte, lo stesso professor Orsina diceva all'inizio che c'è proprio bisogno di questa intersezione, di questa sovrapposizione, di questa articolazione di più saperi. Il fatto che mi sembra, alcune cose mi sembrano evidenti, che ci sono delle contraddizioni, delle negazioni, che cercherò di spiegare. I desideri e le aspirazioni del soggetto in quanto cittadino, anche se sono anche politiche, queste cose, sono sempre fusi, questi desideri, con aspetti sostanziali della vita inconscia e della sfera estetica, perché sono un connubio, un coacervo di percezioni, di sensibilità corporea, ma anche di teorie e anche di fantasie private. Sono cioè un impasto di pulsioni e di socialità, il che forse coincide con la vera dimensione politica o che la politica dovrebbe osservare e in base alla quale dovrebbe fare le sue previsioni, organizzare e articolare le sue proposte. Il fenomeno di cui parlo rinvia a dei frammenti di quotidianità irrisolta che si proiettano sulla scena pubblica senza che vengano ad essere trascesi né in morale né in politica. Ma soprattutto questo caos richiama lo sguardo, che mi sembra che sia mancato nella grande prospettiva delle democrazie liberali, sulla piccola storia della gente qualunque, gente innocente senza potere. Cioè, c'è bisogno di concentrarsi su una vita quotidiana, una vita che pulsa sempre, incessantemente, mentre la democrazia, con i suoi principi astratti, appare lontana. E c'è una disattenzione alla vita concreta dei singoli, delle masse anche. Nel disincanto, nella frustrazione, si assiste a un distanziamento così dal sociale, dalla politica, che Orsina descrive bene nel suo libro La democrazia del narcisismo, fino ad arrivare all'antipolitica. Le masse, ormai, come diceva anche prima Orsina, sono sulla scena e vogliono essere considerate e ascoltate. E ai singoli non può bastare qualcosa di universale, se non li raggiunge come beneficio diretto e personalmente fruibile. Nell'aria, insomma, sembra che aleggi un'aspirazione, anzi un desiderio struggente, per qualche cosa che però appare sempre più inafferrabile, cioè quel che la promessa della democrazia ha evocato, ma che sempre più, evidentemente, può essere soltanto un godimento mitico. Alla radice di questo c'è qualche cosa che secondo me ha a che vedere con un fenomeno di negazione. Negazione di una mancanza. C'è qualcosa che si presuppone vero e che però non è vero e che è alla radice della impossibilità di mantenere la promessa. Il qualcosa che si presuppone vero è che ci sia la possibilità di mantenere le promesse della democrazia, che la democrazia sia praticabile. Questo corrisponde a una specie di struttura trascendentale che è presente nel mondo fino a un certo punto, cioè viene costruita e poi per un sacco d'anni, di generazioni, forse per un paio di secoli, si mantiene. E funziona per quanto riguarda i modi in cui si concepisce il mondo, si vede la natura, la si prende a modello del bello, del sublime o della creazione artistica. Fra gli istituti di questo repertorio, che i dispositivi interpretativi trascendentali, come diceva prima Orsina, qui si può fare riferimento al positivismo, ma anche prima all'illuminismo, all'idealismo, alle varie ideologie, ma c'è anche l'idea ottocentesca occidentale di democrazia, così ben descritta da Tocqueville, che fece appunto questo viaggio che lo ispirò negli Stati Uniti d'America, così lontani, per esempio, dalle monarchie assolute, da un potere che discende dall'alto, come siamo in Europa, come quello che c'era in Europa. Si pretende o si suppone questa struttura trascendentale di interpretazione del mondo, anzi direi di più, si nega che essa sia una mera dichiarazione priva di contenuto reale.
la narrazione delle democrazie moderne è tramontata o in crisi, e non solo come effetto di una crisi generale, ma anche perché ne manca un legame vero con l'interiorità e con la vita quotidiana degli uomini, sia come singoli sia come masse. E qui sarebbe interessante rivisitare la teoria freudiana che mette in contatto e non distingue e non isola o mette in contrapposizione né il pensiero del singolo né il pensiero del gruppo. Comunque, in realtà la democrazia moderna liberale si è scollata dall'esperienza e dall'estetica, da ciò che proviene da sensazioni, da percezioni superficiali e profonde, quanto oscure, per confluire poi in teorie. E così essa non riesce a porsi al centro del processo che si riflette e si mostra in quella che il filosofo Lyotard, uno di quelli che hanno dichiarato la fine dell'epoca dell'ottimismo, del progresso e del modernismo, che è Jean-François Lyotard, e il quale pensa a una sorta di banda sensibile spesa per tutto il corpo nella forma di un nastro di Möbius, come percettore di queste sensazioni che attraversano tutta la corporeità, tutto l'essere umano. Questo ci introduce nella dimensione teorica della topologia, delle continuità formali, lungo linee e geometrie a base qualitativa anziché dipendenti da quantità. La banda di Möbius ben si adatta all'idea di presentare un rovescio che può contenere un'istanza opposta a quella del dritto, ad esempio una promessa da un lato, come quella della democrazia, e le condizioni della sua irrealizzabilità dall'altro, come pure la libido da un lato, ma dall'altro l'istinto di morte, se andiamo sul terreno della psicanalisi. E tutto ciò in una coesistenza che non richiede torsioni o spostamenti o senza rimaneggiamenti del testo, come quelli che invece immancabilmente si verificano quando agisce la condensazione, che comporta la scomparsa di pezzi di testo. Ma come vedremo, che vorrebbe dire di storia personale o dei gruppi umani, ma come vedremo non è affatto soltanto scontato il legame fra la struttura trascendentale, cioè fra le promesse della democrazia, e la profonda e viscerale pulsionale realtà umana. Anzi, manca fin dall'inizio questo rapporto. La stessa promessa a una lettura approfondita si rivela in un'essenza specificamente solo narrativa, come funzione e finzione necessaria a una forma di godimento mitico, come dicevo, che rappresenta ciò che è agognato ma è impossibile. Qualcuno allora non solo avrà i suoi sogni, come spiega bene Orsina, ma comincerà a sviluppare una sua idea personale della democrazia, della società, come ci descriveva anche, ci riportava il pensiero di Tocqueville. Come dovrebbero andare le cose? E cominciano questi soggetti a pensare che la loro sia la sola maniera corretta e adeguata di vedere. Siamo nella democrazia del narcisismo, di cui appunto ha parlato Giovanni Orsina nel suo libro. Noi siamo però, e questa è l'altra osservazione importante, asserviti a un sistema di parole, di inganni e di illusioni sullo sfondo della propaganda, una propaganda che canta le lodi di un mondo in cui tutti dobbiamo o devono essere soddisfatti, contenti, perciò stare buoni, continuare a produrre e consumare. Ma per quanto relegato nell'ombra, non per questo il desiderio tuttavia muore, anzi si accentua e illumina la condizione di mancanza che è la spinta propulsiva e la vera realtà sana dell'uomo, della nostra difficile esistenza. Quindi feticismo delle merci, del denaro, abdicazione da sé, nevrosi, ritiro in una dimensione monadica che non è prevista come in Leibniz da un ordine divino, ma è votata alla frammentazione di una vita irrelata e centrata sul proprio tornaconto. Si hanno riedizioni del familismo amorale di Banfield su grande scala. Questo mi pare che dicesse anche prima Orsini, che rievocasse anche questo tra le righe. Tutto questo e molto altro potrebbe riconoscersi nelle posizioni più diffuse fra i nostri concittadini, tra tutti noi, e nelle motivazioni sotterranee che sostengono queste posizioni. Ora, il dispositivo trascendentale che si correla come premessa alla democrazia moderna, come altre narrazioni, viene meno, riaffiora in forme diverse e strane nel Novecento, in quella crisi, cui alludeva anche prima Orsini, cosiddetta delle grandi narrazioni, dei modi in cui fino ad allora si era pensato il mondo, per scoprire che la cosiddetta realtà è poco più o poco meno o soltanto un sembiante, che affonda e scompare
sotto il profluvio dei segni e delle nuove tecnologie che li producono ed emettono e che si pongono essi stessi come la realtà vera. Come Giovanni Orsina fa rilevare, alla base di un'idea di democrazia che stabilisce l'uguaglianza dei diritti nella sfera pubblica di ciascun cittadino, è l'idea di avere a che fare nel discorso politico con soggetti dotati di una certa sostanza morale, il che forse significa anche di una certa prevedibilità del pensiero e del comportamento, e quindi di una certa sostanza psicologica, di un terreno su cui agisce la cultura, su cui fare affidamento. Alla luce di una psicologia della coscienza, però, le cose sono descrivibili in un certo modo che è molto diverso da quello che è possibile alla luce della psicanalisi. Con la psicanalisi non si tratta più di confrontarsi con dati di ricerca o con una teoria psicologica, ma di rapportarsi con una realtà inconoscibile, con una struttura che è solo inferibile, però è attivissima, che andrebbe vista nella sua capacità di produrre mondo e trasformazioni, e non solo rappresentazioni inerenti alla sua natura, il suo modo di funzionare e di rinviare ad essa. La lettura psicanalitica, con la duplicità pulsionale e l'agire in essa di stanze indiscernibili, evidenzia come criticità il carattere binario, non subito evidente, ma in realtà sottostante al discorso della democrazia alla Tocqueville, un discorso che è imperniato sul debito e sulla impossibilità di mantenere, di onorare questo debito che lo Stato ha contratto con i cittadini. La democrazia dell'uguaglianza dichiarata poggia su una realtà di disuguaglianza, su tutto tranne che il diritto di ognuno sulla scena pubblica. La società racchiude in sé sperequazioni, ingiustizie, violenze e arbitri che si mescolano agli ideali. Ogni affermazione della democrazia sottoposta alla lettura psicanalitica non può considerarsi nella sua definizione assoluta e stabilizzata senza che venga rilevato il suo preciso contraltare. La promessa di una cosa è anche l'affermazione delle sue limitazioni e impossibilità, che spesso si sovrappongono, almeno in parte, con le sue condizioni di possibilità e il suo esatto contrario, in una dimensione che non è di dualismo ma di duplicità. Le condizioni di possibilità della promessa chiamano in causa, al di là del piano dell'enunciazione, un complesso sistema di pesi e contrappesi, una serie di soggetti e fattori che possono favorire o antagonizzare la promessa della democrazia e spesso o talvolta si sostituiscono allo Stato o lo proteggono da facili concessioni alla politica, come ancora una volta Orsina puntualmente nota nel suo libro. Che i beni abbiano diritto ad accedere tutti significa infatti che non ci sono beni o gli stessi beni o certi beni o gran parte dei beni che siano davvero disponibili per tutti. Non è solo la sostanza morale di ignota composizione o fattura che viene meno, ma la stessa certezza dell'enunciato, fondata com'è su una irriconosciuta base binaria. Osserva Lyotard. Se Freud introduce l'istanza della pulsione di morte, è proprio per tenere non solo questo segno, ma l'intera economia libidinale al riparo dal concetto della discriminazione binaria. Non si tratta di sdoppiare le istanze, al contrario, di rendere la loro confusione sempre possibile e minacciosa, di rendere insolubile il problema se tale gestaltung ha un effetto di morte o di vita, se tale inondazione, scollegamento pulsionale sia, rispetto all'apparato che lo subisce, suicida o terapeutico, o se viceversa la stasi, il bloccaggio, la cristallizzazione di un dispositivo stabile appartenga all'ortopedia guaritrice o all'entropia mortifera. L'idea dell'economia libidinale è resa continuamente pressoché impossibile dall'indiscernibilità delle due istanze. Questa dualità non è affatto quella di un dialogo, non mette in movimento nessuna dialettica, non deriva da un dualismo, perché le due istanze sono indiscernibili a priori. Il profilo, ovvero lo statuto del soggetto dell'inconscio, inoltre, si rivela cruciale per comprendere le motivazioni e le possibilità di un individuo nella società. L'elemento contraddittorio, un punto di debolezza grave del sistema, sta nel fatto che ciò che ha a che fare col vitale, con energie insopprimibili e incontrollabili di imperio, come ancora una volta notava Orsini, sia costretto a trovare raffigurazione e possibilità di realizzazione solo in istituti teorici e schemi di comportamento astratti e uguali per tutti, senza aggiustamenti possibili, come se fossero conseguenza di leggi di natura e non della dinamica, ancora in gran parte da conoscere, che regola la vita dei gruppi. E inoltre che le percezioni tumultuanti e confuse della banda che si registrano sulla banda mediana, di cui parlavo, debbano confluire nelle strettoie di strutture semantiche e giuridiche
che non solo sono extrasoggettive, ma anche avulse dalla vita quotidiana e fuori da una narrazione che possa coinvolgere gli individui. I principi astratti della democrazia, identificati arbitrariamente con quelli della politica, si rivelano scollegati dalle necessità e aspirazioni della vita concreta dei singoli individui. E qui il punto in cui si decreta l'impossibilità di una vicinanza ai cittadini della politica, perlomeno per come è stata descritta fin qui, e la possibilità di vicinanza invece della psicanalisi. Continuo col filo di prima del soggetto dell'inconscio. Ce la fai in 3-4 minuti? 3-4 minuti devo tagliare. Avevo calcolato 20 minuti, me ne dai qua. Siamo quasi a 20, eh? Siamo quasi a 20? Sì. Allora, scelgo cosa dire e cosa non dire. Mi posso fermare fra poco. Volevo dire che avevo segnato altri appunti qua. E comunque, a questa crisi non è estranea, e qua ritorno su un argomento già citato da Orsina, l'esperienza traumatica della Grande Guerra con i suoi orrori che segnano come la fine di un mondo. E dico, mentre Freud cerca nell'inconscio un senso ultimo dell'umanità, antropologi come Levi-Strauss partono con le loro spedizioni alla ricerca di altri mondi in cui cercare un senso per il proprio. E non è un caso, vorrei far notare, che per Mass in Psychologie, un dicanalise, esca un anno solo prima dell'Ulisse di James Joyce. Sia Joyce che Freud, alla crisi delle grandi narrazioni, oppongono la ricerca di uno schema di riferimento, di una quinta di senso che sostituisca le narrazioni coassiali di un tempo a favore di quelle decentrate e pluriche. Ciò su cui si può lavorare, e concludo, non è più il mondo che è perduto nel suo senso abituale, ma i suoi frammenti, le schegge che diventano mondi in un rapido passaggio dalla prospettiva micro a quella mia macro, e le parole stesse che rimandano da ultimo alla contemplazione di una sola realtà possibile, che è il libro in cui sono scritta. E mi fermo qui, vedo se nel dibattito ho la possibilità. Scusami, ma più o meno siamo nei 20 minuti e soprattutto abbiamo promesso di chiudere alle 8:15. Certo, certo. Avremo anche il piacere di ascoltare. Ma va bene, l'importante è qualcosa, ho introdotto, credo, l'essenziale dal punto di vista. Tra le altre cose, volevo brevissimamente ricordare che una delle motivazioni del premio Goethe a Freud era proprio il fatto che la sua comprensione dei meccanismi psichici avrebbe contribuito a migliorare le strutture sociali, e quindi in un certo senso avrebbe dovuto contribuire a quelle cose di cui stiamo parlando. Va bene, Sergio, a te. Sì, cercherò di essere breve, cioè di non andare oltre i 15 minuti, ci provo, poi magari mi interrompo. Io ringrazio Sina per il suo bellissimo intervento, non lo dico così perché bisogna dirlo sempre, ma perché sono effettivamente convinto. Orsino ha una grande capacità di sintesi, mettendo insieme una massa di dati storici, eccetera, insomma, in modo estremamente chiaro. Però è anche vero che ha messo in pochi minuti tanta carta al fuoco, io mi sento un po' frastornato, cioè nel senso che avrei tante cose da dire, tanti appunti da prendere, per cui credo che sarà un po' discontinuo e frammentario io stesso. Mi sembra che lui si sia soffermato soprattutto, a differenza del suo ultimo libro, La democrazia del narcisismo, dove lui si è soffermato su quella che io chiamerei una crisi, e appunto direbbero un tramonto della democrazia, che oggi ha una letteratura molto vasta. Io ho letto parecchie cose in questi ultimi anni, ci sono tutta una serie di politologi, sociologi, filosofi che pensano che siamo al tramonto della democrazia, che non è soltanto così un tramonto teorico o filosofico, è il fatto che per esempio ci sono altri modelli, in particolare il modello confuciano cinese, che sta avendo sempre più successo in paesi asiatici e africani, che indubbiamente non è affatto un modello democratico, ma meritocratico, perché in qualche modo democrazia e meritocrazia, non dico che siano incompatibili, ma comunque sono in tensione. Quindi oggi ci dobbiamo misurare con una grande potenza filosofica della Cina, non soltanto della sua potenza economica. E quindi questo mette in crisi la democrazia, si cominciano a scoprirne tante magagne, il fatto per esempio che la democrazia
non tutela affatto le minoranze, si può tradurre in una dittatura della maggioranza sulle minoranze, e non a caso poi è democraticamente che Hitler vinse le elezioni nel 1933 e perseguitò gli ebrei, per cui diciamo così attraverso un'inferenza logica potremmo dire che l'Olocausto è stato un prodotto della democrazia di Weimar, volendo essere... Scusa Sergio, posso dirti una cosa? Ti faccio la correzione politicamente corretto. Non Olocausto, ma Shoah. Ah beh sì, è giusto. Scusami, hai perfettamente ragione. Hai fatto bene a farmi questo cicchetto. Comunque mi sembra che questa volta si sia concentrato su, direi, sulle grandezze e miserie, direi, sul rise and fall of liberalism. Ma lì forse secondo me ci dovremmo interrogare, insomma, noi analisti siamo abituati molto a lavorare sul significante, cioè sulle parole. Il termine liberalismo è uno dei termini più ambigui, perché c'è una variante che io chiamerei latina, no? Quindi anche italiana, in cui liberalismo significa qualcosa che gli angloamericani chiamano free market theory, cioè la teoria liberista, la teoria per cui il mercato deve essere completamente libero, e che quello che il genio di von Hayek ha teorizzato come catallassi, cioè effettivamente che bisogna lasciare completamente liberi alla spontaneità del mercato. E poi c'è invece il termine liberal, soprattutto americano, che invece indica quella che per noi è la sinistra classica, cioè insomma il PD, l'EU, in Italia e in America sarebbero liberals, sarebbero liberali. Per cui tutta questa valanga negli ultimi anni di critiche al neoliberalismo, che sembra diventato il nuovo Leviatano, il regime liberale che ci persegue, eccetera, è una critica contro un fantasma, secondo me, di liberalismo che viene dagli stessi liberali. In fondo è un liberalismo che critica il liberalismo. Perché? Perché questa critica al neoliberalismo fa appello ai valori liberals, dei diritti civili, no? Sostanzialmente, quindi di una eguaglianza di diritti che non è una, quindi di un'eguaglianza a priori, che non è un'eguaglianza a posteriori. Questa è un'inferenza che si dimentica spesso e che in realtà è assolutamente liberale, no? Noi in Italia abbiamo avuto poi tra l'altro una grande tradizione di liberalismo di sinistra, a partire da Piero Gobetti, che non a caso era ammirato a Gramsci, la rivoluzione liberale. Gobetti pensava che il liberalismo non in termini di free market, ma in termini di, diciamo così, di progresso civile e di diritti civili degli esseri umani, e pensava che la borghesia italiana avesse fallito questo compito, che adesso dovessero essere piuttosto i marxisti a portare avanti questo compito. Fino a Pannella e Bonino, che sono, diciamo così, gli ultimi casi eclatanti di un liberalismo radicale, no? Per cui effettivamente c'è molta, si gioca molto sull'ambiguità nel dibattito sul liberalismo. Ecco, quindi bisogna stare estremamente attenti. Quando Putin lancia lo slogan di democrazie illiberali, scendendo quindi di democrazia e liberalismo, e gli vuol dire, credo, che a lui gli va bene di essere plebiscitato, che le democrazie voteranno sempre per lui, come le democrazie hanno votato per Hitler, per Mussolini, per Peron, per Orban, per Erdogan, per Putin, per Modi, che è un fascista in India. Cioè le democrazie tendono a divorare se stesse democraticamente, no? E quindi ai despoti la democrazia va bene. Quello che non va bene è il liberalismo, perché il liberalismo invece ricorda che esistono dei diritti fondamentali
soprattutto delle minoranze, che se siano omosessuali, neri, donne non si può dire perché non sono una minoranza, ma insomma comunque una filosofia di diritti fondamentali, che non significa eguaglianza de facto. Questo è il grande errore che si fa. Eguaglianza di diritto non significa affatto eguaglianza de facto, significa eguaglianza dei punti di partenza. La libertà negativa di cui parlava appunto Ossima di Isaiah Berlin. Un altro punto è che Ossina lega molto il progresso del liberalismo all'idea di progresso delle magnifiche sorti progressive. Ora, e chiaramente, se noi ci rifacciamo a Freud e a questo suo testo del 21, quindi precedente il costituirsi dei grandi movimenti fascisti Italia e Germania, quello che mi sembra chiaro è che Freud descrive la masse, che non è la massa, direi il collettivo politico, in funzione di quello che Max Weber chiamerebbe il capo carismatico, cioè lui Weber distinguiva un potere tradizionale, burocratico e carismatico. Freud si interessa soltanto al potere carismatico, cioè quando c'è una partecipazione calda e attiva di ciascuno, quando ci lasciamo manipolare dal capo, dal Führer. Freud usa questo termine, Führer, no? Che allora non aveva l'eco sinistro che ha oggi. E se andiamo a leggere, sono anni che propongo di fare una lettura maliziosa del testo di Freud, che senza saperlo ha dato una perfetta definizione del fascismo. In fondo, per Freud, la massa essenzialmente è costituzionalmente fascista. Potremmo dire persino la comunità psicanalitica che lui ha fondato è fascista, e difatti sappiamo come ha operato fascisticamente, espellendo una serie di membri, eccetera, e come poi la psicanalisi ha funzionato essa stessa, quella istituzionale almeno, in modo fascista. Cioè, Freud ha una visione completamente pessimistica, non crede nel progresso, quindi non può essere un liberale nel senso progressista, anche se votava per un piccolo partito liberale in Austria che pigliava il 3-4% dei voti, eccetera. Certamente era antimarxista, perché non credeva nel progresso del marxismo, che lui considerava un'ennesima illusione religiosa, e su questo lui estremamente chiaro: l'illusione del socialismo per lui era un'altra forma dell'illusione religiosa. Non credeva nel progresso e credeva piuttosto nel fatto che ciascuno di noi deve trovare poi il suo modo di sopravvivere in società che saranno caratterizzate sempre dal Unbehagen, dal disagio. No? Freud pensava che ogni società è cattiva, e che lui chiamava Kultur, no? La cultura, cioè la società culturale, che poi ogni società è culturale. Certo, lui cercava una spiegazione dicendo questo era connesso alle repressioni sessuali, eccetera, a cui noi non possiamo più credere, perché la nostra società, anche grazie alla predicazione di Freud, ha completamente eliminato il fattore della repressione sessuale. Se possiamo dire che la nostra città, che la nostra civiltà è priva di qualcosa, è priva di repressione sessuale. Eppure il disagio, l'Unbehagen c'è, il malessere c'è, e che Freud sostanzialmente propone come un malessere intrinseco al vivere sociale. E siccome la democrazia, proponendo che ognuno è libero e uguale, potrebbe essere il modo per superare questo Unbehagen, questo disagio, ma poi tutti quanti noi, chi più chi meno, ci rendiamo conto
anche nelle migliori democrazie liberali più realizzate, che sono quelle del nord Europa, sostanzialmente, i paesi più felici al mondo da ogni punto di vista politico, non dal punto di vista personale, perché lì è una cosa diversa, anche lì c'è un Behagen. E che quindi il compito della politica è di rendersi conto che non esisteranno mai società felici e che il problema nostro è cercare di essere felice ciascuno di noi venendo a patti con società infelici. Questo credo che sia il messaggio di Freud. Grazie Sergio, mi pare che tu hai concluso stando perfettamente nei tempi. Volevo solo porre una riflessione, ma io mi chiedo se per Freud ogni società è cattiva o ogni individuo è cattivo, perché non credo che lo sguardo sull'individuo sia molto più ottimista. Mi sembra che in fin dei conti la sua descrizione del bambino, ma poi la sua descrizione dell'essere umano sia caratterizzata da un prevalere, ed è anche un po' questo, diciamo, il contributo forse più tragico del pensiero freudiano sulla diffidenza nei confronti dell'uomo, insomma, non il fatto che l'incontro vuol dire che non c'è niente di buono da sperare. Va bene, ma sì, era pessimista anche gli esseri umani, però lui ha detto che l'inconscio non è soltanto il ripostiglio di tutto ciò che riprovevo, lo sceno orribile, ma che in fondo poi l'inconscio è anche poi invece il ripostiglio di tutto ciò che è etico. Cioè, dice a un certo punto l'ILS, l'inconscio, cioè ogni essere umano è molto più perverso e sadico di quanto non pensi come individuo cosciente, però è anche molto più morale di quanto non, e nella nostra pratica clinica di ogni giorno ci rendiamo conto vabbè, tu questa è anche un po' troppo lacaniana, ma se vuoi, no? Ha detto Freud in modo esplicito, no, d'accordo, però diciamo è anche un po', va bene, ma io direi così, se lascerei un giro di risposte al professor Orsina e poi raccoglierei le donazioni per le domande. Vedo già che ce n'è quella di Alessandro, ma vediamo chi altri vuole proporsi per delle domande. Professor Orsina, lei un primo giro di considerazioni? Va bene, ma sarebbe molto, ci sarebbe tanto su cui ragionare, ma insomma cerco di andare veramente molto rapidamente. Sì, no, l'ego altruismo e Rawls, sì, mi sembra un'affinità interessante, sarebbe da approfondire. Il tema naturalmente è quello del fatto che gli individui sono talmente razionali da capire che devono autolimitarsi per far funzionare una società che poi è per il bene di tutti. È un po' questo esatto. Il tema. E ovviamente questi individui sono in grado di autolimitarsi se sono stati formati. Da qui il tema d'Azegliano del fare gli italiani. Cioè noi, che poi è anche il tema di Mill dice il liberalismo è possibile raggiunto un certo livello di civiltà. Sotto non è possibile. Qual è quel livello di civiltà? È quel livello in cui gli esseri umani sono in grado di essere migliorati dalla discussione. Quindi nel momento in cui gli esseri umani sono in grado di discutere gli uni con gli altri, attraverso questa discussione migliorare, il liberalismo diventa possibile, il che ovviamente richiede dagli esseri umani un livello molto alto, intellettuale, etico, psicologico, eccetera, perché vuol dire che io sono disposto ad ascoltare il prossimo e a cambiare le mie idee adeguandomi al prossimo. E tutto il problema dei liberali è costruire questo tipo di cittadini. Però il problema è che tu lo devi, per costruire questi cittadini, hai bisogno di autorità. È questo, e torniamo al discorso di cui sopra. No, soltanto un paio di grazie davvero per gli interventi, grazie a Pietro Pascarelli e Sergio Benvenuto per gli interventi. Ci sarebbero appunto tantissime cose sulle quali ragionare. Soltanto due elementi volevo sottolineare. Il primo è il discorso del nastro di Möbius. L'interno che è esterno, l'esterno che è interno, cioè
però non ho, diciamo, la mia posizione è ambivalente rispetto a questo nastro di Möbius, perché da un lato è evidente che una liberal democrazia, proprio perché si costruisce sulle contraddizioni, funziona soltanto se riesce a tenere insieme queste contraddizioni. E le contraddizioni tu le tieni insieme non con un pensiero binario, ma le tieni insieme attraverso il nastro di Möbius, cioè cercando di fare un qualche cosa che, appunto, la manipolazione virtuosa. È una democrazia che manipola, è una contraddizione in termini, però trovi un modo per cui questa manipolazione ci sia e sia appunto virtuosa. E quindi, dall'altro lato, una delle, diciamo, degli elementi che io credo stia molto aumentando l'ingovernabilità dei nostri mondi è proprio il fatto che noi viviamo costantemente circondati da nastri di Möbius. Cioè, e in questo Lyotard, insomma, tutto quanto il pensiero, cioè, il postmodernismo ha un po' dipinto un mondo in cui, insomma, una notte in cui tutte le vacche sono nere e non ci sono più distinzioni fra gli ambiti. E mi chiedo, fermo restando quello che ha detto prima e senza smentirlo, cioè che siccome il liberalismo è pieno di contraddizioni, la sua vita si regge sul fatto che tu certi nodi non li sciogli, ma costantemente li gestisci, allo stesso tempo il liberalismo ha anche bisogno di distinzioni, cioè di non nastri di Möbius, di cose in cui c'è un interno e c'è un esterno. Appunto, distinzione fra pubblico e privato, è chiaro che è una finzione. È anche vero che se noi eliminiamo questa distinzione, il liberalismo, la distinzione fra politica e morale, è una distinzione capitale per il liberalismo. Se noi la rompiamo, è chiaro che il liberalismo entra in difficoltà. E quindi, ma non ho una risposta, appunto, pongo soltanto il problema del fatto che la caduta di certe distinzioni, il fatto che i campi si siano intersecati, da un lato è stata una risorsa, da un altro lato invece è uno dei problemi coi quali stiamo cercando di fare i conti. Rispetto al discorso su Freud, sul disagio e sul fatto che ogni società sia cattiva, un discorso che ho trovato, anche questo è un discorso che trovo molto, molto interessante, come vi ho detto all'inizio, poi Freud lo conosco molto, molto poco. Però questo, il punto secondo me è quando poi questo tipo di pensiero viene messo nelle mani, diciamo così, dei perfezionisti, cioè di quelli che ritengono che sia possibile costruire una società perfetta, che sia possibile tirar fuori gli esseri umani da questo disagio. Perché poi, in definitiva, poi quello un po' che è accaduto, penso soprattutto a certo pensiero rivoluzionario novecentesco, è che è usare il pensiero critico per distruggere la società che c'è. E quindi dire, insomma, no, la società che c'è è una società che non funziona, è una società che crea disagio, eccetera, ma con l'idea che poi su questo si colleghi un percorso rivoluzionario che porti a una società perfetta. E questo ovviamente, diciamo, la politicizzazione di un certo percorso critico poi porta all'idea che tu, la società attuale crea disagio, ma io posso cambiare profondamente la società fino a eliminare il disagio. E questo ovviamente inserisce questo pensiero all'interno di un percorso politico rivoluzionario che, a mio avviso, crea anche parecchi problemi, proprio perché il disagio è strutturale, proprio perché società è cattiva. Se posso aggiungere qualche cosa che ho dimenticato di dire, la cosa strana è che effettivamente ha avuto un grande successo in quest'ultimo secolo il freudomarxismo, no? Anzi, tuttora nell'Università di Filosofia Impera, Žižek, la scuola di Ljubljana, Badiou, eccetera, insomma, siamo in un periodo di grande fulgore il freudomarxismo, malgrado il fatto che Freud non fosse affatto marxista, tutt'altro, non ci credesse, e ora chiaramente il marxismo crede nel progresso fondamentalmente, cioè crede appunto in quello che tu stavi dicendo,
cioè il fatto che si può raggiungere, si possono togliere le imperfezioni. Freud invece non ci vedeva affatto, proprio perché faceva l'analista che curava la gente. Non ci credeva, no? Però è interessante che l'intero secolo è stato dominato in gran parte dal pensiero freudo-marxista, da Reich a Fromm, oggi fino a Žižek, fino a Thyssen, eccetera, eccetera. Allora, qui è interessante come ogni cultura, in fondo, è sempre anfibia, porta in sé sempre delle contraddizioni, pensando che ci sia una composizione intellettuale delle contraddizioni che in realtà invece restano tali. Non so se siete d'accordo. No, no, assolutamente no, ma il punto è che qui torniamo ai discorsi della secolarizzazione, insomma, la modernità poi si basa su un... Alla fine, se tu dici agli esseri umani che gli togli o quantomeno la soluzione religiosa perde di sostanza storica e perde di forza storica, poi a questi esseri umani qualche altro tipo di risposta glielo devi dare. Ed è evidente che nel XX secolo la grande risposta, almeno fino agli anni 60, è la risposta politica. Quando Freud dice che il marxismo è una religione, ma insomma non è stato il primo, non è stato l'ultimo, né l'unico, insomma. O diceva anche Kafka? Sì, lo dicevano. Ci sono tutte le cose di libri bellissimi, Carl Lewitt, su questo. Proprio leggono il marxismo in questa chiave. E allora è evidente che quel tipo di risposta viene dato, allora a quel punto la critica freudiana viene messa al servizio di un progetto rivoluzionario, cioè un progetto di critica dell'esistente che però deve essere propedeutico a una frattura che porti a uscire dalla storia, che porti a uscire da questi percorsi. E questo è il passaggio sul quale poi il meccanismo si rompe. Prima parlavamo di Del Noce, di nuovo, insomma, per Del Noce, il rilancio del marxismo negli anni 60 funziona nella sua pars destruens e non funziona nella sua pars construens. Cioè finisce per ultima, completa la distruzione critica della società tradizionale con l'idea che poi tu sulle macerie della società tradizionale edifichi la società nuova, ma questa edificazione non avviene. O è avvenuta nella forma dello stalinismo? O è avvenuta nella forma dello stalinismo? In quella forma lì, ma sai, quando lui scrive negli anni 60, lui dà per scontato che lo stalinismo anch'esso nei fatti è già finito. Cioè già dimostrato di non essere una soluzione. E quindi poi si entra in un mondo di individui nei quali poi la salvezza ciascuno se la deve cercare individualmente. Bene, allora io vedo qui in chat che ci sono due domande da Arturo e da Cristiana. Prego, prima Arturo e poi Cristiana. Grazie, molto interessante. Ho ascoltato con molto interesse Orsina. E mi ha dato tra l'altro questo stimolo raccontandoci Tocqueville. Emergeva questa immagine dell'uomo massa, in qualche modo assimilabile, per come lui ce l'ha descritto, a una sorta di uomo autistico, narcisistico, monadico, in un insieme senza comunicazione tra i vari individui. E questa descrizione mi faceva ripensare a quello che ci è stato raccontato, direi qualche settimana fa, un mese fa, da un altro autore di cui non ricordo il nome, La massa come sciame, aiutatemi voi. Panattoni. Ecco, Panattoni. Allora, anche a proposito dello sciame, emergeva questo dato di chiusura narcisistica all'interno di un insieme di individui chiusi tra loro. Questa assonanza fra le due descrizioni mi faceva pensare, ma allora, se dobbiamo raccogliere anche lo stimolo di Pietro Pascarelli a proposito di Lyotard, come se Tocqueville nel 1880 si fosse accorto dell'inizio di un fenomeno postmodernista,
come se la postmodernità fosse iniziata ai tempi di Tocqueville, e questa cosa mi faceva riflettere. Allora, quando è che inizia questa organizzazione sociale che non è organizzazione sociale strutturata, ma che è appunto uno sciame di monadi che si ignorano tra loro? Finito. Grazie Arturo. Cristiana. Sì, io volevo ringraziare moltissimo il professor Orsina e anche gli altri due relatori per queste relazioni molto interessanti. Io volevo fare una piccola notazione su Freud, naturalmente. È vero quello che dice Benvenuto, insomma, in quel testo del 21 la massa sì, in fondo è irrecuperabile, cioè è fascista. Ma non c'è solo quel Freud. Io quando lavoro, penso, diciamo, al testo del 21, mi viene sempre in mente insieme, a volte faccio anche degli scambi, anche se sono testi, insomma, che conosco. E, per esempio, con il testo del 15, no? Quello sulle le considerazioni sulla vita e la morte, che Freud scrive di getto, diciamo così, dopo lo più o meno, diciamo, dopo lo scoppio della Grande Guerra, a cui lui, come sapete, aveva aderito in modo assolutamente entusiastico. L'entusiasmo gli dura 5 minuti e poi scrive questo testo, che invece è un testo che ha un carattere proprio di tipo illuministico, direi, no? Cioè Freud si arrabbia, Freud si accalora perché è successo di nuovo quello che non doveva succedere, invece è successo un'altra volta, no? Orsina appunto si riferiva allo scoppio della Grande Guerra come momento critico, topos anzi proprio, no? Di crisi. E lui lì mostra in qualche modo anche ingenuamente, insomma, invece tutta la sua fiducia nella ragione, nel potere della ragione, perché lui è terribilmente disilluso. Ma com'è questa cosa che i grandi si fanno la guerra invece di trovare una soluzione? È strabiliante questo, no? E invece di girare tutti come cittadini liberi nel mondo, ci sono per esempio ancora ora quelli non accettati, cioè, è tutto un testo, diciamo, e c'è un Freud così, no? C'è anche un Freud che invece ha una grande fiducia nelle capacità, nelle possibilità dell'essere umano. Quindi io non liquiderei Freud così come pessimista. Certo, Freud ha molto chiaro, e sarà ancora più chiaro a Lacan, con Lacan, che c'è nell'essere umano innanzitutto, come diceva Raffaele prima, ancor prima che nelle masse, perché poi, come sapete, scusate, qui io ho il gatto che mi sta, ecco, e ancor prima che nelle masse, c'è nell'essere umano qualcosa, perché poi per Freud il funzionamento non è così diverso, insomma, no? Ecco, tra l'individuo e la massa, che c'è qualcosa di irriducibile con cui però dobbiamo avere a che fare, e questa è il reale lacaniano, cioè la pulsione di morte. Insomma, credo che saperlo già forse potrebbe un po' tenerlo in considerazione. Ecco, è stata evocata la topologia, no? Allora, come l'ultimo Lacan pensa che in fondo il soggetto si regge su questo nodo Borromeo, no? Tre strutture che, insomma, devono in qualche modo stare insieme. Ecco, forse un po', che è un'operazione assolutamente, come dire, artigianale proprio, no? Del tutto artigianale, e forse un po' lo stesso bisognerebbe pensare per ciò che riguarda il nostro tema, insomma, le masse. E poi c'è un'altra cosa che voglio dire a proposito del progresso, e per Freud, insomma, non è che Freud non ha fiducia nel cosiddetto progresso. Per lui, e questo lo dice chiaramente in un testo che oggi è stato evocato più volte, cioè Il disagio, Unbehagen, l'unico progresso possibile, secondo Freud, non è per niente sicuro, anzi è una scommessa proprio, no? Però bisogna anche scommettere, è la vittoria di Eros, cioè la capacità aggregante di Eros a fronte del suo reciproco, potremmo dire, perché non è proprio il contrario. Volevo dire solo questo.
sennò Freud... ci può essere un illuminismo pessimista, esiste. Per esempio Hume. Hume era un illuminista pessimista. Però non è il caso, sì, certo, ma non era il caso di Freud. Pensiamo, diciamo così. Ma Freud ha molte anime, eh? C'è quest'anima che a cui Cristiana, permettiamo a Sergio di restituire il suo ritratto pessimista di senza appello di Freud, sentiamo che ci dice, e poi direi che diamo la parola a Giovanni Arsina. Posso dire solo questo, i problemi che Freud ci ha lasciato, che ci ha lasciato in eredità, sono di altro ordine. Però qui ci vuole un altro seminario. Vabbè. Sergio, allora... Beh, ma penso di aver detto tutto. Vada Freud al suo pessimismo, dai. Non ho capito che cosa vuoi che io dica. No, volevo capire se volevi dire qualcosa o ti passa. No, vabbè, ma certo, ma qui diventa una questione poi filologica di cosa Freud ha pensato in un certo periodo, cioè, che non so se ci interessi molto, cioè interessa i freudologi, ma non credo che interessi. Quello che ci interessa è quando Freud dice delle cose che ci toccano ancora oggi. E quello che io credo che Freud dica sostanzialmente, lui aveva un'idea romantica, lui pensava che l'amore sessuale, che l'amore spezza l'ordine sociale. Difatti lui alla massa, che non è la massa o la folla, ma il collettivo, in fondo la coppia che si ama è sempre in una posizione eversiva. Questo è un'idea da Paolo e Francesca e Giulietta e Romeo. Cioè, per lui l'amore sessuale è Giulietta e Romeo. Insomma, quindi è contro l'ordine sociale. Ecco, ma posso chiederti una cosa, Sergio? Brevissimamente. Tu hai fatto prima un'affermazione che Freud in psicologia delle masse si occupa della folla. Cioè di quella non organizzata, però poi come esempi fa la Chiesa e l'esercito. Carisma, no. Ho detto della folla con capo carismatico. Ho capito, ma secondo te l'esercito, sì, lui ci prova a dire, ma... Certo, esercito ha come capo carismatico la patria, e la Chiesa ha Dio, più carismatici... della Chiesa dell'esercito. Ma non lo so, ma soprattutto parlando poi dell'esercito di cui ci parlava Orsina, dell'esercito di massa in cui erano più disertori che quelli che andavano a combattere, l'esercito dei mercenari che va bene, ma cioè è l'esercito ma Freud pensava all'esercito professionale, non ai poveracci che vengono anche l'esercito professionale era quella per necessità, era l'esercito dei mercenari che con la patria se ne sbattevano proprio. Non lo so, questa idea di esercito, ma va bene. Posso dire una piccola cosa, benvenuto? Arrivo a tutti, naturalmente. Il discorso freudiano sul fatto che insomma, ci auguriamo, anche se non è affatto garantita, una vittoria di Eros, ci tocca molto, non è vero che non ci tocca, ci tocca molto, perché la catastrofe altrimenti è il narcisismo. Poi si potrebbe dire di parlare molto di questo. Però, insomma, sì, però per Freud, non chiaramente, ma se uno legge quel misterioso libro che al di là del principio di piacere, che è uno dei libri più comprensibili e più misteriosi che siano mai stati scritti nel secolo scorso, derivati, lo si continua a interpretare, eccetera. Cioè il fatto che l'eros è un contrattempo della morte. Vabbè. Freud, cioè che noi, scusate, in un certo senso potrei dire che il buon politico è come il medico che deve curare e salvare anche vite, ma poi alla fine la medicina perde sempre. Perché? Certo. Perde sempre. Un attimo. Perché si muore. Tanto abbiamo capito che mettere tre psicanalisti vicino è sempre creare questo piccolo show. Ma diamo la conclusione a Orsina, così poi stiamo anche nei tempi e andiamo a partecipare al rito collettivo. Grazie. Allora, ben mi guarderò dall'entrare nelle dispute su Freud, naturalmente. Quindi queste le lascio a voi, come ho già detto, ne sapete molto più di me, quindi che ne so poco. Quindi non mi permetto.
Una battuta soltanto, la prima domanda su Tocqueville. No, certo, Tocqueville vede, prevede delle evoluzioni che poi si concretizzeranno più avanti. Cioè lui immagina che questo uomo democratico, con questa sua grande passione per l'uguaglianza, in buona sostanza una passione per l'autodeterminazione, poi avrebbe portato a una dissoluzione dei legami, cioè che ciascuno di questi poi avrebbe ragionato per sé, visto il mondo dal proprio punto di vista, e che questo avrebbe dissolto i legami sociali, e quindi alla fine questo uomo massa, poi quell'espressione uomo massa è di Ortega, non è di Tocqueville, ma insomma quest'uomo così, così fatto finisce per diventare, anche questa l'espressione Tocqueville non la usa, ma sostanzialmente un narcisista, cioè uno che non, che vede anche il mondo in una maniera completamente ormai individuale, e quindi non riesce a collegarsi, si disconnette dalla realtà in un certo senso, perché è una soggettività che si dilata a tal punto da eliminare anche o indebolire il rapporto con gli altri, il rapporto con la realtà. Ovviamente per Tocqueville tutto quanto questo è una distopia immaginata, e poi dopo invece appunto poi con la condizione postmoderna certi meccanismi finiscono per almeno per diventare simili. Per fortuna non siamo alla distopia tocquilliana, insomma, però alcuni di quegli elementi, alcune di quelle previsioni si sono avverate, ma perché appunto quello aveva una lucidità di pensiero, una capacità di comprensione fuori dall'ordinario. Per il resto no, soltanto diciamo un discorso più generale, insomma, il tema del perfezionismo, no? Quando dicevamo, anche riprendendo il discorso che stavamo facendo prima, a un certo punto il perfezionismo, secondo me, dopo aver avuto un carattere religioso, che è l'unico carattere che in realtà può avere, perché a nessuno di noi è impedito dal sognare che dopo la morte ci sia un mondo perfetto. Naturalmente è un sogno, è un'ipotesi, però è empiricamente infalsificabile. Il perfezionismo in questo mondo, abbiamo detto, ha preso una strada politica, e mi sembra che a partire dagli anni 70 abbia molto preso la strada di una disalienazione integrale, cioè l'idea dell'eliminazione radicale del disagio di cui sopra. Quindi l'idea della libertà, liberazione integrale dell'individuo, l'idea appunto l'autocostruzione dell'individuo, quindi la società tradizionale, la famiglia, il mondo da cui veniamo sono le fonti del nostro disagio, noi cambiamo radicalmente, e entriamo in un mondo interamente liquido, e nel mondo interamente liquido non ci sarà niente che ci creerà disagio. Quindi c'è una sorta di radicalizzazione del liberalismo, se vogliamo unilateralizzazione del liberalismo, quindi il sogno dell'autogoverno individuale, della piena libertà individuale, diventa il sogno appunto dell'eliminazione del disagio, e quindi del raggiungimento della felicità individuale attraverso queste forme di radicale disalienazione. E lì mi sembra che ci sia il vero elemento cruciale, perché questo discorso ha squilibrato tutto il sistema. Cioè l'enfasi su questo elemento, la spinta su questo elemento, questo sogno che rimane appunto un sogno, che rimane un'utopia di disalienazione integrale, ormai che non è manco più politica, tra l'altro, appunto, che ha rotto completamente le grandi narrazioni politiche, come diceva prima Pascarelli, ed è diventato semplicemente il sogno della disalienazione individuale, ha squilibrato completamente il sistema. A me sembra che lì ci sia l'elemento di rottura di questo, quello che è accaduto negli ultimi 50 anni, dagli anni 70 in poi, che abbia completamente squilibrato e abbia fatto esplodere le contraddizioni interne del liberalismo.
Perché ovviamente questa forma di disalienazione integrale poi dopo apre una serie di problemi ulteriori, il problema del mercato, della società del mercato, dell'integrazione del mercato globale come strumento di liberazione. Cioè, dentro c'è tutto quanto, ci sono questi elementi, e ovviamente questo qui però ha portato tutto il peso su quel lato, e come dicevamo prima, se il problema è la gestione delle contraddizioni, in questa maniera le contraddizioni non solo non vengono gestite, ma esplodono ulteriormente. Detto questo, sono le 20:15, quindi grazie. Ma le sue parole hanno evocato la lettura di un testo che forse un po' che Prometeo scatenato, che dà quest'idea di questa, no? In questo momento mi sfugge l'autore del bioeticista che ha scritto Prometeo scatenato, che racconta un po' appunto l'impazzimento individualista della... no, non è Shelley, no, è un autore filosofo contemporaneo, un bioeticista, di lui ne parlava a proposito appunto delle scelte bioetiche e sul superamento del limite individuale, eccetera. Ma appunto siamo alle 8:15, andiamo a chiudere, ma prima di chiudere e prima di ringraziarvi voglio ricordarvi che martedì 13 luglio alle ore 18 ci sarà Federico Leoni che ci parlerà Dio riconoscerà davvero i suoi note sul nostro allegro disprezzo per le masse, con Discussant, Felice Cimatti e Pietro Pascarelli. Quindi nel ringraziarvi ancora tutti, in particolare il professor Orsina, speriamo di vederci martedì alle 13, e adesso al rito collettivo delle masse ognuno tifi la sua squadra o non tifi proprio. Forza Italia e il Belgio, perché sennò andiamo a tifare il Belgio, andiamo subito la patria che incombe, concetto assai problematico, quindi evitiamo di evocarla. Buona serata a tutti comunque, grazie ancora a tutti. Buonasera, grazie ancora a tutti, buona serata.